Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Nel video di ieri ci siamo chiesti: ma se dopo cena, magari mentre sono sul divano, mi viene un certo languorino e ho voglia di mangiare del dolce, posso mangiare la cioccolata o è meglio privarmene? Beh, alla fine abbiamo messo in evidenza tutti i meccanismi che avvengono se decidiamo di privarci, quindi con grande forza di volontà, e non mangiare quella cioccolata. Cosa succede? Succede che si attiva, sostengo, una questione di stress, quindi sostengo uno squilibrio che va verso il cortisolo alto e verso la serotonina bassa. Il risultato con vari meccanismi è che tenderò a gonfiarmi, ad ingrassare, ad aumentare il grasso, ad aumentare l'acqua e a creare una ipotono muscolare. E dall'altra parte, con la serotonina bassa, mi sentirò triste. Avrò anche un pochino di ansia e sicuramente posso accentuare la mia problematica di insonnia. E allora sicuramente è cosa buona e giusta, se hai voglia di cioccolata la sera, ascoltare il tuo corpo. Lì non sbagliamo mai. E in quel caso abbiamo visto quindi che privarsi completamente di un desiderio mi porta a sostenere lo stress e questo non fa mai bene, ma se esagero in questo desiderio, quindi se vado a mangiarne oltre 30 grammi di cioccolata fondente al 70% o più del 70%, posso andare incontro a delle problematiche, magari di reflusso gastroesofageo, di acidità di stomaco, magari di aria nella pancia, magari di scariche. E allora la dose giusta, il quantitativo ideale è sicuramente mangiarne 30 grammi, 30 grammi di cioccolata fondente al 70%. Questo mi va ad abbassare in realtà il cortisolo, va ad aumentare la serotonina e quindi il senso di soddisfazione, il senso di felicità, mi sentirò appagato, andrò a dormire bene, il mio sonno sarà anche ristoratore. E la domanda che sorge spontanea è: ma come facciamo a limitarci a mangiarne solo 30 grammi? E molti mi hanno chiesto: ma dottore, io non ci credo perché la barretta normalmente è di 100 grammi, come hai fatto a mangiarne solo 30 grammi? Questa è la prova, il residuo della barretta di ieri, la vedete? Quindi che significa che sono riuscito a mangiarne 30/40 grammi. Ma come si fa? Bisogna ascoltare il proprio corpo. Prima regola, masticare molto, per molto tempo. Per quanto tempo bisogna masticare? Fino a quando una sostanza solida, come ad esempio il quadratino di cioccolata, diventa liquido all'interno della nostra bocca e solo in quel momento lo dobbiamo andare a deglutire. In questa maniera noi ci stiamo gustando il momento della nostra cioccolata, cioè il momento del nostro peccato di gola. Ovviamente non mangiate più di un quadratino per volta, quindi poi spesso ci viene voglia di sbranarla, come si suol dire, quindi prendere pezzi molto grandi, metterli in bocca e ingoiarli direttamente. No, bisogna prendere un quadratino per volta, masticare attentamente fino a trasformare il solido in liquido. A quel punto deglutire. E vi renderete conto, se fate questo, se proverete questo esperimento questa sera, non durante il giorno, magari andiamo verso cena, post cena, e poi magari mi lasciate un commento se lo avete fatto questa sera, vi renderete conto che riusciremo a mangiare all'incirca 30 grammi, perché oltre 30 grammi si innescherà una sensazione come di nausea. E poi cosa succede? Se noi la mastichiamo attentamente, diamo il tempo agli enzimi digestivi che abbiamo già nella saliva di predigerire gli zuccheri contenuti all'interno della nostra cioccolata. Mentre se mangiamo frettolosamente, riusciamo sicuramente a mangiarci completamente la stecca, quindi tutta la stecca da 100 grammi, però questa qui arriverà non predigerita all'interno del mio apparato gastrointestinale, motivo per il quale si possono poi verificare delle fermentazioni. Queste fermentazioni daranno vita
al sintomo fastidioso di aria nella pancia, quindi una sensazione di gonfiore. L'intestino chiederà aiuto allo stomaco per i processi digestivi, quindi vado ad aumentare l'acidità di stomaco, soprattutto in quei soggetti che soffrono di gastrite, di reflusso gastroesofageo e via dicendo. E poi si è visto che un eccesso di cioccolata ti porta a problematiche anche imbarazzanti, ovvero poi devi correre, ti devi alzare dal divano e correre in bagno. Io vi ringrazio per l'attenzione, i restanti 30 grammi li mangerò questa sera insieme a voi, masticandola attentamente e gustandomi ogni singolo quadratino. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale YouTube. Ciao!